secondi, fine del primo periodo. Giacchetti, la sfida a Goldwire. Ora Jacopo Giacchetti, la palla per Vujačić, siamo sugli esterni, tenuto da Spinelli. Vujačić, la tripla di Sasha Vujačić, e bisogna tenere duro in difesa contro di lui, perché uno bersaglio, beh, lui non è proprio un tiratore, però giocatore che ha visto lo spazio utile per la tripla e lo ha fatto. Vujačić, scambio con Andre Smith, ancora Sasha Vujačić, prova la penetrazione, vale 5 metri con lo step back, bel canestro, direi di sì, anche parte di Sasha Vujačić, quinto punto. È uno dei pochi giocatori che è andato nell'NBA e non è grossato come gli altri, qualsiasi giocatore che va nell'NBA, lui è rimasto con una figura snella, molto magra. Sì, però longilineo, che canestro anche di Vujačić, che si appoggia a tabellone. Libri per Sasha Vujačić. Vujačić e lunetta, a segno con il primo tiro libero e il primo punto. Buono anche il secondo, 2 su 2 per Vujačić, secondo, 8 punti per lui, che porta a più 6 Pistoia. Vujačić si alza da 3 punti, e canestro di Sasha Vujačić da 3 punti, meno 3, tripla, ci potrebbe essere anche la parità. Gran pressione di Gibson su Vujačić, che ora è osservato speciale della difesa pistoiese. Dopo la tripla realizzata, gioco alto e basso con Crosariolo e il canestro di Crosariolo, Reier più lineare. Johnson, penetrazione centrale, smista per Giacchetti nell'angolo, Vujačić da 3 punti e il canestro di Sasha Vujačić, che fa impazzire. Pesare come in questo finale. In attacco ancora Lumana con Aaron Johnson contro Wanamaker, trova un pertugio per servire Vujačić, che ora ha preso confidenza con le retine del tagliercio, propiziando il contropiede pistoiese. Buono il primo tiro libero per Vujačić. Assegno nel terzo, 2 su 3 per lui. Crapagno, vedeva canestro. Sono quelle partite che nascono così, comunque sì, 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 appartengono al passato, no? Quindi andiamo a vedere sulla cosa succederà questa sera. Intanto primo tiro di Venezia, sì, va a con il canestro, sì, di Linard, ma che palla gli ha messo. Ecco, è ovunque questa sera. Sì. Ancora Giacchetti. Vuole per Vujačić. Vujačić attacca su Buva, si alza, segna di tabella. Questo che canestro, Sasha Vujačić. Torniamo ovviamente ai giorni nostri con Sasha Vujačić in lunetta per due tiri liberi a propria disposizione. La recupera con Cuso, apre per Ragland, andata a sbattere contro il muro di Cusine Lunen. Ragland cambia marcia, viene stoppato Vujačić per il centro di Cantù. Ragland si sta alzando, sta chiamando Michael Jenkins. Tanti allenatori sono proprio i compagni che gli stanno dando una mano a chi è in campo. Questo è un sicuramente tutti i luoghi, tutti i lati, sì, sì, come sì, recitava sì, una canzone, sì, di Sanremo. Attacca Venezia, Luca Vitali sempre più 11, Cantù 5.50 da giocare, fuori per Linard, aspetta l'uscita di Vujačić, si mette a posto in piedi, si alza Sasha Vujačić. Che però recupera il pallone e orchestra una nuova azione d'attacco per la formazione di casa. L'uno contro uno di Vujačić, il canestro di Vujačić che lascia sul posto Silins. Buono il primo tiro e il movimento
era proprio quello, anche se molto distante dal canestro. È 2 su 2 per Sassari. Bravo, mi dire, più di così non si poteva fare in difesa su un Kaukenas che ha delle linee di corsa davvero uniche. Attenzione, c'è spazio per Crosariol, l'ha schiacciata la difesa reggiana, completamente fuori equilibrio in questo tipo di situazione. Un po' di nervosismo anche sulla panchina reggiana. Agro molto preciso stasera e concreto. Vujačić senza palleggio, grande sicurezza, 14 punti per Saša Vujačić. Tutte le sue forze davvero la formazione lagunare stasera. Palla recuperata da Vujačić, strappata letteralmente dalle mani di Kaukenas. E Vujačić ha invocato proprio dalla curva rogranata, che evidentemente ha apprezzato non solo la qualità e talento in questa partita Cic, che questi sì potrebbero chiudere definitivamente i conti per quanto riguarda la vittoria. 16 punti personali finora. È 2 su 2 la... 3 punti per lui, primi 3 della serata. 3-0 Roma, Mana in attacco. Vitali per Vujačić, si alza da 3 punti e subito parità. Tiro immediato da parte di Saša Vujačić, per lui un'ottima prestazione. Vujačić sfrutta il blocco di Smith, non riesce a servire i cambi difensivi di Roma. Bakwe finisce su Smith, Vujačić contro Bobby Jones. 10 secondi per tirare, mismatch, deve metterla sul piano della velocità. Vujačić passa indietro, capolavoro di Saša Vujačić, che costruisce un canestro. Molto merito va sicuramente anche al blocco di Mbakwe. 5 punti per Maio. Vujačić, su di lui Moraschini, si stacca Mbakwe, lo batte nettamente in velocità e Venezia ha lunghissime Osley per provare ad oscurare la visuale dello sloveno, ma lo fa saltare a vuoto e va a segno Saša Vujačić senza troppe difficoltà di Osley. Buono il primo per Vujačić, per lo sloveno.